quest'anno di crisi, di Covid, da cui speriamo di poter uscire il prima possibile, fiduciosamente. Ahimè, però, qualche problema sociale ed economico lo sta portando, lo vediamo tutti intorno a noi. Questo è uno strumento ed un'occasione perché il grande cuore degli aretini risponda ancora una volta presente e dia una mano alle persone meno fortunate. Lo slogan scelto dalla Fondazione Banco Farmaceutico è infatti: nessuno deve più scegliere se mangiare o curarsi, e così anche quest'anno ad Arezzo torna la giornata della raccolta del farmaco. Sono più di 20 anni che questa organizzazione raccoglie farmaci. Quest'anno, in epoca Covid, non è più una sola giornata, ma è dal 9 di febbraio fino al 15. In che modo le persone possono venire qui e comprare farmaci da banco, per cui contro la febbre, contro il mal di gola, disinfettanti, le cose diciamo di uso più comune, e donarle al banco farmaceutico. Il banco farmaceutico poi le distribuisce a delle associazioni di volontariato presenti nel territorio, e in questo caso quest'anno verranno date alla Misericordia di Anghiari. Le 8 farmacie comunali di Arezzo saranno poi impegnate anche in una campagna di sensibilizzazione ed informazione relativa alle categorie di farmaci di cui è maggiore il bisogno sul territorio cittadino, per permettere così una donazione realmente utile. Le cose più importanti sono gli antifebbrili, poi tutti quelli che sono gli antinfiammatori da poter prendere senza ricetta, gli sciroppi per la tosse, le pasticche per il mal di gola, quelli che sono i fermenti lattici, i disinfettanti, i termometri, per cui anche le medicazioni, le cose da acquistare sono molteplici. L'obiettivo della giornata di raccolta del farmaco 2021 è dunque quello di migliorare i già buoni risultati raggiunti lo scorso anno. Gli aretini sono persone, come dire, precise, concrete, e quando c'è da dare una mano concretamente, come in questo caso in cui si comprano i farmaci, è importante, non chiediamo donazioni, il banco farmaceutico non chiederà donazioni in denaro, ma l'acquisto vero e proprio di quel farmaco, quindi con la certezza che poi quelle medicine verranno date alle persone che ne hanno bisogno, gli aretini hanno sempre risposto presente.